Ciao ragazzi, buonasera, good evening! Come state? In che fase siete? Uno, due, tre, maroni pieni. Facciamo un po' un censimento di cosa si respira in giro per l'Italia, perché ci sono due modi per farlo, uno è leggere costantemente gli articoli che escono, ma oggi ho disattivato i due terzi delle notifiche, che erano un filo monotematiche, e l'altra è chiedere a voi. Chiedere a voi che siete in giro per l'Italia, dove siete, come va, cosa si respira, siete sul pezzo, state spingendo per un fine anno, riuscite a fare bene, siete fra le categorie un po' messe nell'angolo, siete incazzati, siete motivati, siete in spinta. Come state? Come va? Sì, ciao a tutti. Ciao Dani, ciao Rosa, ciao Nicoletta, ciao Gaetano. Ciao, 5 donne su 5, bella sta roba. Ciao Stefano, ciao Daniele. E grazie, grazie, grazie per esserci stasera, ma grazie per ieri. Ieri mi avete inondato, sono stato taggato in 130 storie e mi avete mandato quasi come il compleanno. Non so se lo sapete, il giorno del mio compleanno per me è ormai da una decina di anni un giorno in cui io sto al telefono a rispondere, mi becco tutto il bene, tutto l'amore, tutto il grazie, tutto. I rapporti, le relazioni costruite in questi anni e ci tengo, mi fa piacere, mi è una coccola al cuore. E devo dire che ieri è stato qualcosa di simile, perché magari stavamo parlando da un versante lavorativo, però 25 anni ha rimbombato, devo dire, rimbomba anche per me, perché mi rendo conto che è un pezzo di strada importante, è un bel percorso. E guardandomi indietro, davvero sono contentissimo di quello che è stato fatto. Per cui grazie, grazie per tutto il bene che mi avete mandato, grazie per esserci stati, per esserci oggi. Mi sono preso questo impegno di fare 7 dirette. Allora, 7 è un numero magico. Poi, insomma, sapete che io sono un fan scatenato di Liga, esce l'album che è 777, che ha fatto 77 singoli, ha fatto 7 nuovi pezzi. E 7 sono i temi con cui confrontarci, sui quali vorrei dialogare un po' con voi di questi 25 anni. Avrei potuto ovviamente trovarnevi più, avrei potuto stringerli, ma mi piaceva metterli in fila in questo senso, perché sono convinto che possano un po' abbracciare non solo la mia esperienza, ma anche la vostra esigenza, non solo quello che ho vissuto, ma anche in qualche modo un tema utile, operativo, un po' per tutti quanti. E credo che buona parte di questi contenuti possono essere interessanti anche per le persone che avete intorno a voi, magari i vostri team di lavoro, i vostri gruppi, le persone che sono a fianco a voi nelle vostre sfide professionali. Perché ieri ho parlato di network, ho parlato del fatto che stavamo celebrando i 25 anni dalla mia apertura della partita IVA, per l'esattezza i 25 anni dalla mia prima seduta di un corso che allora mi avviò l'attività di networker e che poi in realtà mi ha avviato l'attività di imprenditore, che mi ha avviato al mondo dei grandi, al mondo del lavoro. E raccontavo come tutto nacque, un po' per gioco, un po' per scherzo, come magari per tanti di voi, no? Non è stata una scelta consapevole, è stato più un sì dettato dal cuore, è stato più un sì dettato dalla volontà di guardare avanti. Poi sai, a 19 anni davvero non ricordo tutto bene, ricordo nitidamente che mi aveva colpito questa idea che ero un ragazzo ambizioso, che aveva voglia di far bene, di realizzare, forse di prendersi anche una rivincita. Rispetto ai miei genitori, sono cresciuto in una famiglia con valori davvero profondi, con una bellissima integrità, ma che non mi ha mai detto vai e spacca, anzi mi ha sempre detto fai il tuo, studia, comportati bene, trova un lavoro sicuro, fisso, come credo magari il 90% delle famiglie dalle quali arriviamo un po' tutti in quella generazione lì. E quindi racconto sempre che per me il network è stato da una parte sì un modo per fare la mia prima parte di esperienza professionale, anche per permettermi un certo tipo di serenità e di libertà. Lo racconto anche in conversazioni, non so chi di voi l'abbia preso e l'abbia letto. Ovviamente, essendo per me un figlio, vi suggerisco di farlo, perché lì c'è tutta la mia storia di questi 24 anni ormai, l'anno scorso, 19 novembre. E
in cui metto insieme i pezzi, in cui metto insieme un po' la mia cultura, le mie convinzioni, il mio modo di vedere il mondo, la vita, il lavoro, da che cosa nascono. E lo racconto anche lì, il network è stato sì, da una parte un viatico per diventare ometto, per diventare un imprenditore, per togliermi delle soddisfazioni, ma è stato soprattutto, ed è quello che io cerco di gridare, non so chi di voi faccia network, una scuola d'impresa. Cioè, è stato un modo con cui io, che non ho fatto l'università, perché a 19 anni mi sono anche iscritto, parlerò di questo, mi sono iscritto, io sono diplomato come chimico alimentare, e quindi faccio il mio diploma a luglio del 95, a settembre del 95 mi iscrivo all'università, facoltà di, oddio, cazzo, direi agraria, però potrei dire una cazzata, non ricordo, il corso era in scienze, biotecnologia agroalimentare, era il naturale proseguimento, la naturale conseguenza di quello che avevo fatto come perito alle superiori. Mi iscrivo all'università, però poi insomma conosco il network a ottobre di quell'anno, me ne innamoro e mi innamoro di questa scuola, mi innamoro di questa palestra. Io lo racconto sempre, per me il network è al di là di un'attività professionale, al di là di una possibilità per i più di togliersi delle soddisfazioni enormi, pur non venendo da chissà quali percorsi preesistenti o da chissà quali presupposti familiari, socio-economici e così via. È una scuola di impresa, è una scuola di soft skill, cioè è una vera e propria, è una grandissima palestra. Io l'ho vissuta così, per me è stato così. È stato anche un modo per, nei miei primi 13 anni, ottenere delle soddisfazioni anche economiche che mi hanno permesso poi nella seconda parte del mio percorso professionale di poter fare scelte non dettate dall'urgenza, non dettate dal bisogno, e riconosco che fu un grande beneficio, un grande vantaggio, perché a volte il bisogno di fare i casini, a volte veramente la necessità non ti fa vedere avanti, ti fa vedere al breve, a fine settimana, a fine mese, se va bene a fine anno. Per cui io ho vissuto il network in questo modo. Però non che ovviamente la formazione si limitasse o si limiti al network. Io stasera vorrei parlare della mia esperienza universitaria, perché in questi 25 anni io ho avuto il privilegio, la fortuna, devo dire la verità, quando ci vado per la prima volta dico anche l'onore, perché mi sono reso conto che in realtà nelle aule in cui si diffonde conoscenza si costruiscono i destini dei popoli, dei paesi. Qua potremmo dialogare su come purtroppo non sempre l'università è al passo coi tempi, non sempre l'università riesca a dare quella conoscenza, quella formazione che serve poi per andare nel mondo del lavoro. Anzi, purtroppo oggi quasi sempre non basta, quasi mai è sufficiente per poter poi collocarsi, tranne qualche settore specifico. Quest'estate Google ci ha dato una grande lezione a tutti quanti, no? Creando la propria università, ha dimostrato come il mondo istituzionale, il mondo accademico, quasi mai è al passo coi tempi. La verità però è che la prima volta che vado in università, io che non sono laureato, perché l'ho detto prima, mi sono iscritto, ho dato un esame, poi insomma mi sono perso. Da questo punto di vista, ho iniziato a studiare invece il mondo del network, ho iniziato ad apprendere nel mondo dell'impresa, poi ho imparato facendo, ho imparato sul campo, perché se penso che nei miei primi 13 anni di attività ho fatto più di 15.000 appuntamenti di vendita, ho gestito centinaia di risorse umane e quindi conoscendo tutti i temi della leadership, dell'intelligenza emotiva, tutti i temi dell'organizzazione delle risorse, dell'efficientazione, dell'efficienza, della sensibilità, del ruolo giusto, dell'integrazione, tutto quello che chiunque di voi abbia a che fare con risorse umane conosce, tocca con mano, vive tutti i giorni. Quindi io lascio stare il mio percorso accademico, straconvinto che l'università della strada sia il modo migliore per imparare. E ora penso ancora che quello che si apprende facendo abbia un valore aggiunto. Penso ancora che l'apprendimento sia cognitivo che emotivo, e quello che tu fai, che tu apprendi facendo, necessariamente va più in profondità rispetto a quello che apprendi solo dai libri. Tuttavia, la prima volta che arrivo in università, allora vi racconto questo perché ho fatto tre esperienze universitarie. La prima, per 3 anni, ho insegnato alla Bologna Business School, che è la business school dell'Università di Bologna, nel master in vendita marketing, sales and marketing,
un executive master, cioè rivolto a chi già lavorava. E devo dire, intanto mi hanno insegnato il valore, che se penso che la mia lezione la vendevano a 1.890 euro più IVA una giornata, anzi 4 ore, dico bravi, perché a volte davvero noi non ci rendiamo conto del valore della conoscenza e la diamo sempre per scontato. A volte pensiamo che apprendere determinate informazioni possa essere acquisibile con pochi euro, quando in realtà quelle informazioni, se le applichiamo, ci possono veramente portare risultati per milioni di euro. Ecco, in università avevano capito molto bene che la conoscenza è un valore. Sarà che Bologna è l'università più antica del mondo, o comunque dell'Europa, perché magari non abbiamo riferimenti di altri continenti, però insomma, Bologna e la Sorbona sono le prime nate, Bologna è la prima, la più antica al mondo. Mi hanno insegnato che è la conoscenza il vero valore, che le cose prima vengono ideate, pensate, poi progettate, poi alla fine realizzate. E è ovvio che realizzarne è un valore, ma tu troverai sempre qualcuno che è disposto a realizzare qualcosa che però deve essere prima pensato, capito, visto, ideato. Ecco quindi il valore della conoscenza. Ecco il modo per uscire anche dalla guerra del prezzo, no? Aggiungere valore di competenza, valore di densità, di profondità a quello che noi facciamo. Quindi vado per la prima volta, se non erro, era Simone, ti ricordi? Simone in ufficio, il primo anno all'università, 2015, mi sembra di sì, 2015. E l'accoglienza è stata interessante perché mi ha accolto Romano Prodi, che allora era, se non era un domus, proprio alla Bologna Business School, quindi è stato anche interessante però, avere a che fare con l'ex presidente del Consiglio, e poi vado in aula. E dichiaro che io mi trovo a insegnare all'università, a fare docenza all'università, ma non sono laureato. Comprendendo una cosa importante, che in realtà forse l'università non mi è mai mancata il percorso di apprendimento, quello che ho appreso facendo, poi l'università del network è stata veramente potente. Però per tutti quelli che l'hanno frequentata, qui chiedo anche a voi. Penso che gli anni dell'università abbiano portato per ognuno di voi un ricordo grande, importante, di valore nei colleghi, negli amici con cui avete dato gli esami, nella preparazione, nell'attenzione dell'esame e nella soddisfazione di superarlo, nell'elaborazione di una tesi in cui per la prima volta non dovevi rendere conto a qualcuno, ma in realtà a te stesso, a te stessa, venivi lasciato a briglia sciolta nell'idea di costruire la tua esposizione, il tuo progetto. Chi di voi ha fatto l'università magari mi può fare una testimonianza di come siano stati anni, che magari non ci hanno portato immediatamente nel mondo del lavoro, ma che siano stati utilissimi dal punto di vista invece della formazione del nostro carattere, della formazione del nostro modus pensandi e ovviamente anche del modo di porci. Di portare un risultato, di essere autonomi, indipendenti. La seconda esperienza la faccio a Tor Vergata. Vado a fare una docenza nel Master in Leadership. Quindi qui parliamo di un altro versante. Mentre prima parliamo di marketing e di vendite, vado a fare questa docenza sulla leadership e porto un po' la mia visione delle aziende antropocentriche. Porto un po' la mia visione a quei ragazzi. In questo caso era un master post universitario, post laurea, sulla visione del medio-lungo periodo, non sul breve. Mi ricordo che abbiamo dissertato più di un'ora sulla filosofia del coltivatore, non del cacciatore. Mi guardavano quasi un po' esterrefatti, perché insomma, oggi il mercato, il mondo del lavoro ti chiede di sovraperformare nell'immediato e spesso si dimentica invece del valore del medio-lungo, no? Di quello che si può costruire nel tempo. E invece ho detto loro. Ragazzi, la mia esperienza in questi 22 anni che sono nel mondo del lavoro è che a volte ci dimentichiamo che esiste un wallet, che esiste un conto virtuale in cui noi ogni mese, ogni settimana, ogni anno carichiamo il valore che stiamo portando sul mercato, il valore che stiamo dando ai nostri colleghi, ai nostri clienti, alla nostra azienda e che magari non ci viene immediatamente retribuito. Ma è come un karma economico che noi stiamo coltivando e stiamo avendo lì e prima o poi ci paga, prima o poi ci rimborsa, e prima o poi bonifica, prima o poi arriva. Nel medio lungo torna in termini di credibilità, torna in termini di relazioni, torna in termini di opportunità, torna anche in termini economici. Io ne sono la testimonianza. Più volte mi sono chiesto per quale motivo mi meritavo di guadagnare cifre che
facevo anche fatica a raccontare magari ai miei genitori che vengono da una cultura totalmente diversa. E la risposta è sempre stata, ed è tuttora, che io non stavo guadagnando per quello che stavo facendo in quel momento. Sto guadagnando per quello che ho seminato, che sto raccogliendo a distanza magari di 5 anni, di 10 anni, di 20 anni. Quindi pensate all'importanza della visione di medio lungo. Questa è la mia esperienza a Tor Vergata. E poi faccio la terza esperienza, su questa potrei dialogare un sacco. Ci sono anche avevo fatto le dirette perché siamo già in anni più recenti, sono già 3 anni che lo faccio, quindi 2018, 2019, 2020. Partecipo a una sessione ideata dalla Bologna Business School, quindi sempre dall'Università di Bologna, sul tema delle soft skill. Io nei miei profili adesso scrivo esperto in soft skill trainer, e ormai è una parola che iniziate a conoscere, no? Chi di voi conosce le soft skill? Se siete stati in aula con me, credo che ormai è una parola che fa parte del vostro bagaglio, del vostro dizionario. Magari anche leggendo costantemente, quotidianamente sui social, sui giornali, se ne inizia a parlare, il mondo del lavoro sta gridando da questo punto di vista. Anche il momento che stiamo vivendo ci sta chiedendo sempre di più di essere umanamente più pronti, non solo professionalmente. Quindi le famose competenze umane, trasversali, oltre che quelle tecniche, specifiche. E devo dire, vi ringrazio perché è molto interessante. Viene la dottoressa Lia a fare un corso con me, viene in aula a fare il seminario di preparazione che io tengo 2 volte all'anno per gli italiani che vanno a fare esperienza con Robbins. Tra l'altro parliamo di Robbins, parliamo anche del mio incontro con Tony, ne parliamo proprio domani. Lo dico già, se vi va domani alle 18:45, domani siamo in aula con il Salesforce, con più di 200 persone, di cui una trentina dal vivo, le altre saremo tutti nei learning. Poi 18:45 faccio sempre questa piccola sessione e vi racconto del mio incontro, della mia esperienza, della mia vicinanza con Tony, altro grande bagaglio di questi 5 lustri. Per cui questa dottoressa viene a fare il seminario di preparazione con Tony, mi conosce, iniziamo a dialogare, lei mi dice: guarda, voglio organizzare questa giornata per i ragazzi dell'università, vorrei parlare di soft skill. Io dico la verità, ce lo confesso anche, dico, ma in realtà non sapevo cosa fossero le soft skill. Cioè, per la prima volta nella mia vita ne sento parlare nel fine 2016. Allora lei mi parla di questa cosa, io accetto l'invito, perché insomma lo considero sempre un privilegio, lo considero sempre, quando vado in quelle aule che sanno di secoli di conoscenza, credo che comunque stiamo parlando di chi è riuscito a fare della conoscenza un modo per elevare la saggezza dei popoli, quindi mi sento un privilegiato. E mi metto a studiare, cioè il fatto di dire sì, vengo, mi costringe a studiare. Questo, tra l'altro, è un modo con cui abbastanza frequentemente mi pongo rispetto alle cose. Mi capita un sacco di volte che dico di sì, inizio, prendo anche accordi, faccio contratti, prendiamo mandati, tante cose che non sappiamo fare, che però intuiamo, comprendiamo, e quindi dentro di me dico, vabbè, così imparo. Mi crea un obbligo, io lo dico spessissimo, che voi fate un leader seminar con me, lo sa, io faccio l'elogio agli obblighi, perché per tirare fuori la leadership da ognuno di noi, noi dobbiamo partire dal presupposto che sono gli obblighi che ci fanno crescere. Quando noi dobbiamo, noi stessi soprattutto, ma anche a qualcuno a cui teniamo, dei risultati, noi dobbiamo portare una prestazione, portare un ottenimento di un obiettivo, allora li tiriamo fuori meglio. Quindi dico sì, vengo e poi mi metto a studiare, scopro questo fantastico mondo delle soft skill a cui avevo sempre dato un nome diverso, perché io non sapevo che si chiamassero soft skill, la capacità di negoziare, la capacità di collaborare, la capacità di risolvere problemi, la capacità di avere un pensiero critico, creativo. Se volete vado avanti, ma insomma, se vi piace il mondo soft skill, l'avrete notato, tra l'altro era dedicato alle soft skill, l'appuntamento di quest'anno che avremo fatto a San Patrignano e che faremo ad aprile a San Patrignano. Ma ogni giovedì trovate su questa mia pagina un video su questi temi. L'anno scorso ci ho fatto anche 10 dirette, trovate dei contenuti che vi permettono di approfondire e che io ritengo di estremo valore perché siamo nel momento, nell'epoca delle soft skill, oggi più che mai. Cioè, non basta più la nostra competenza tecnica. Nel mondo del lavoro non basta più essere bravi, dobbiamo necessariamente essere anche bravi a
A interpretare il momento, a collaborare con gli altri, a portare valore in azienda, a risolvere problemi, a tenere un clima positivo, a non rompere i maroni. Quindi dico sì, vado a fare questa prima esperienza in cui io mi rendo conto, 2018, che essere nati in Romagna è stata una grande fortuna. Io sono romagnolo, sono nato e cresciuto a Riccione. Credo che tanti di voi conoscano. Chi di voi è stato in Romagna? Questo lo chiedo sempre e lo chiedo da sempre in aula. Chi di voi è stato in Romagna e chi di voi è stato a Riccione qualche volta? Se siete stati in Romagna, voi lo comprendete: la Romagna è la terra delle soft skill, è la terra in cui tu impari a essere orientato all'altro. Da noi i clienti non sono clienti, da noi i clienti sono ospiti, da noi i clienti sono persone con cui condividere un momento, un'esperienza di colori, di sapori. Da noi l'idea di un ciclo economico non è mai triennale, quinquennale. Io nasco in una terra in cui il ciclo economico è semestrale. Per me è sempre stato normale che un prodotto, un'idea, un mercato nasca in primavera e finisca a settembre. A settembre muore tutto, ma poi rinasce. Cosa che invece, se ci pensate, per chi viene da una mentalità più cittadina, più tradizionale, più industriale, più ordinaria, è una cosa strana. Non voglio dire che questo ci prepari magari anche quello che stiamo vivendo adesso, no? Noi siamo una sfida interessante da questo punto di vista, perché ognuno di noi è abituato a progettare e in questo momento qualsiasi progetto tu fai, ti viene spostato, ti viene cambiato e devi avere grande capacità di continuare a progettare comunque. Perché il rischio è che diceva, vabbè, siccome non si può progettare un cazzo, aspettiamo. No, noi moriamo quando aspettiamo ci si abbassa l'energia, quando aspettiamo ci spegniamo. Quindi abbiamo bisogno di continuare a progettare comunque, pur sapendo che quei progetti magari non servono per essere realizzati, ma servono per stare bene a noi, per sentirci vivi a noi in quel preciso istante. Non so chi sia d'accordo con quello che sto affermando. Faccio anche un post domattina su questo tema, perché i progetti servono a noi, i progetti servono a sentirci vivi. Insomma, io dico, cazzo, sono stato fortunato perché nasco nella terra delle soft skill. Chi è nato in Romagna, chi è nato in qualsiasi luogo di mare, in realtà ha acquisito, ha vissuto, ha fatto suo questo tipo di modo di pensare, di fare, di vivere, che è ciclico di 4 mesi, di sì. E quindi lo racconti in università dicendo, ragazzi, ho avuto una botta di culo perché nascendo in Romagna ho potuto sperimentare, ho potuto toccare con mano, vivere sulla mia pelle, proprio passarci dentro a quello che significa le soft skill. Tra l'altro ho anche appreso che le hard skill, cioè le competenze tecniche, si possono acquisire dai libri, dagli audiocorsi, dai videocorsi. Invece le soft skill vanno esperite, cioè le apprendi passandoci, standoci, vivendole, hanno necessariamente un apprendimento anche emotivo, non solo cognitivo. Insomma, queste sono le mie 3 esperienze in università. Devo dire, sono anche grato perché non me lo sarei immaginato se mi aveste chiesto 5 anni fa, quindi dopo 20 anni di storia, di esperienza, di mercato, di partita IVA, di azienda, di impresa, di professione. Ma l'università, forse vi avrei detto che rimaneva una cosa che mi sarebbe piaciuto fare, ma poi a 19 anni ho preso un'altra strada e che ritenevo non fosse così indispensabile, perché poi penso che esista l'università della vita, la laurea della vita, la laurea dei risultati. Ora, 5 anni dopo, vi dico che è stata un'esperienza bella, utile, anche incontrare i ragazzi. Una roba figa, avere a che fare con tanti 20, 25 anni che cercano orientamento, il posto nel mondo, con tanti di loro siamo in contatto con i social. E devo dire un'altra cosa bella, perché insomma io nelle aule incontro un sacco di ragazzi, e quindi questa è una fortuna avere a che fare con quello spaccato di paese, di Italia, di nazione che magari ha ancora gli occhi lucidi dal sogno vivo, perché poi lo sappiamo che mano a mano che cresciamo iniziamo a morire da questo punto di vista, purtroppo. È una cosa bella, l'università da questo punto di vista, vedere i ragazzi che stanno per uscire, stanno per partire, stanno per andare nel mondo del lavoro e magari hanno ancora un sacco di inconsapevolezza, no? Perché poi quando incontri il mondo del lavoro e
diversa rispetto a quello che ti aspettavi. È una roba bella. Devo dire grazie a dottor Montanari, che è il direttore didattico della Bologna Business School, che mi ha dato la possibilità, Nicola Spagnolo, che mi ha permesso di fare la prima sessione lì, e poi, come dicevo prima, a Rossella, che è la coordinatrice di queste conferenze sulle soft skills, al dottor Verdone, che è un professore di ingegneria che mi ha scritto anche la prefazione a Network Vincenti, non so se l'avete letto, un ingegnere che parla di soft skills. A me ha colpito che un docente che ha una cattedra in ingegneria, nell'area di ingegneria, dica ai ragazzi: ragazzi, non vi basta imparare a fare i conti, non basta più. Insomma, figo, figo, ed è una delle cose di cui sono grato in questi 25 anni, alla vita, a chi me l'ha permesso, anche a me che ho accettato di dire vado e imparo. Perché poi alla fine noi quando lavoriamo dobbiamo cercare di fare due cose, no? Alcune dove possiamo guadagnare, marginare, toglierci soddisfazioni economiche, e come dico sempre, fatturare, e poi altre invece dove impariamo. Perché se ci pensate, ognuno di noi vende oggi qualcosa che ha imparato già a fare. Ma se noi vorremmo continuare a vendere qualcosa, è ovvio che dobbiamo continuare a imparare qualcosa. E da lì, come mi ha insegnato Andrea Pontremoli, imparare non è più una fase della vita, imparare è un momento della giornata. Ecco, mi auguro che questi 26 minuti insieme vi possano essere stati utili. Anche per il vostro percorso, quello che cerco di fare ogni volta che vengo qua in video, e se vi va lo facciamo anche domani. Ci siete domani sera 18:45, domani sera parlo della mia esperienza con Tony, 1998 la prima volta, 2011 quando l'abbiamo portato a Rimini, e tuttora, grazie agli amici dei performance, la collaborazione che va avanti, Tony è veramente un gigante, è un'anima illuminata e che con la sua luce fa sì che veramente tanti altri possono risplendere. Io mi sento benedetto di essere stato vicino a lui, scusate. Il mio intento, come dicevo, è in un momento come questo, in cui davvero, ieri ho postato sul mio profilo scherzando, ho detto: cazzo, per mezz'ora non parliamo di Covid, parliamo di figa, vi prego, cambiamo argomento. L'ho detto sorridendo, ma credo che dobbiamo un po' tutti cercare di fare questo, di dare meno energia, meno luce a una cosa che già da sola se la sta prendendo, di dare invece energia, luce, presenza, crescita ai nostri obiettivi, a quello che vogliamo fare, a quello che nonostante tutto in questo momento possiamo fare, dobbiamo trovarlo. Ci credo fortemente che debbano vincere la fiducia e la speranza, che debbano continuare a vincere i nostri progetti, anche se poi ci si scombina tutto, poco importa, non fattureremo con quelle cose, ma avremo imparato, perché imparare non è più una fase della vita, è un momento della giornata. Vi abbraccio. Voglio bene, grazie di esserci. Ci vediamo domani. Ci siete domani? 18:45. Parliamo di quello che ho imparato con Tony Robbins.